Sto Boban Pezov mi è sempre stato sul cazzo, uno zingaro moralista di sto cazzo. Attenzione, moralista solo quando tira il culo a lui. E benvenuti in questo nuovissimo capitolo di Spermina la riscossa. Volume 10. Volume. Ultimamente c'è stato parecchio movimento nel mio canale e diciamo che ho estrapolato così tanto materiale da riempire altri 30 capitoli. Però andiamo con calma. I commenti che andrò a leggere oggi rientrano all'interno di una categoria ben precisa, che ho voluto chiamare Zebeti, ovviamente ispirandomi al grande master de blaster, Chicco Mentana, che mi ha anche ringraziato per l'ultima vignetta che ho realizzato. Quindi diciamo che ho iniziato bene questo 2016. 17, cazzo dico. E grazie a questo capitolo andremo a definire, scolpire, evidenziare le caratteristiche di un commentatore zebete, che purtroppo, e qui mi dispiace, è colpito dal morbo dello zebbismo. Praticamente quando si viene colpiti, il cervello si spegne completamente e si comincia a ripetere in loop frasi idiote uscite dalla bocca del loro idolo. Purtroppo si sta cercando ancora una cura, magari donatemi qualche euro così posso anch'io investire, no? Per aiutare la ricerca. Una caratteristica degli zebeti è quella di confondere i paesi al di fuori dell'Italia, mischiare completamente le nazionalità a cazzo di cane. Boban uguale polacco albanese mangia merda con la mamma puttana. Tornatene nel tuo cazzo di paese a fare video di merda in polacco albanese, pezzo di merda. Ammetto che non è un caso grave di zebbismo perché rimaniamo sempre in ambito europeo. Metto una mappa qua vicino, ok? Caro il mio spermino zebete, volevo dirti che io sono originario della Macedonia e si trova qua in basso, ok, sopra la Grecia, la vedi? Ok, vicino c'è l'Albania che tu hai citato nel tuo commento e la Polonia sta quassù, ok? Abbiamo un po' le idee confuse, vero? Fermi, ce n'è un altro. Sto russo di merda! Così, a caso. No, perché per certe persone l'Est Europa è tutta una cosa unica, chi se ne frega, cioè al di fuori dell'Italia noi, ma che cazzo ce ne frega, no? Me, neanche mai sentito sto Boban Pezov, chi è uno spacciatore ucraino? Oddio, me. E continuiamo a fare il tour dell'Est Europa, ok? Ma quel rumeno non tromba mai, cazzo! Rompe sempre il cazzo a tutti e poi è il più grande paraculo di tutta YouTube. Comunque è meglio donare a te che a quelle finte onulus del cazzo. Ciao zao! E il migliore è Boban Juden, che poi adesso sono sudato parecchio, quindi non posso fungere da saponetta. Mi dispiace. Un'altra caratteristica dello zebete è che ha questi vuoti di memoria e non si sa il perché. Come ad esempio questo. Il vero morto di fame è Boban, che per qualche visualizzazione mette il tuo nome, riferito al suo idolo, in un titolo del video. E qui voglio essere molto più serio, ok? Ha ragione questo ragazzo, perché basta utilizzare il nome degli altri per fare visualizzazioni. Questi titolo clickbait sono vergognosi. È una cosa meschina che nessuno dovrebbe fare. Basta. No, sul serio, grazie per avermi aperto gli occhi. Parlando sempre di extracomunitari di merda che rubano le visualizzazioni agli italiani onesti, volevo farvi vedere questo commento. Pezov, emigrato di merda. Decisamente questo è un mio connazionale che abita in Macedonia e sicuramente ha voluto esprimere la sua rabbia dicendo che Boban Pezov è un emigrato di merda. È vergognoso perché io sono emigrato dal mio paese per venire qua in Italia a pagare le tasse qua in Italia. Vergognoso, veramente. Ti chiedo scusa. Mi spiace. Ma no, come cazzo si fa a confondere immigrato ed emigrato? Non ci siamo, non ci siamo. Come avete capito, alcuni commenti sono stati presi dal video dell'idolo degli zebeti. Ah, complimenti per il titolo. Boban odia le mie live. È facile deviare completamente il discorso parlando poi delle live in sé, facendomi apparire come un rosicone, perché io non ho mai affermato che sono contrario alle live. Mai. Ma devo farti un applauso perché
hai una capacità comunicativa altissima. E il zebbismo porta anche questo: credere a delle cazzate e ritenere quel video oro colato, come se lui mi avesse blastato di brutto, anche se nel video ha girato completamente attorno alla questione. Cerco di fare un esempio da far capire anche quelli che soffrono di un zebbismo estremo. Fatto questo disegno, e giustamente chi mi segue da tempo dirà: ma Boban, fa schifo. E io, invece di concentrarmi a parlare e a giustificarmi sul fatto perché fa schifo questo disegno, tiro fuori discorsi masturbatori per valorizzare la mia posizione. Un discorso senza logica, colmo di autoerotismo, del tipo: ma come ti permetti? Lo sai che sono arrivato al secondo posto come miglior disegnatore vignettista ai Macchia Nera, al Festival della Rete, dopo Zero Calcare? Pensa un po'. Sì, ok, ma questo disegno continua a fare schifo, giusto? Guarda che io sono riuscito a vendere tele da 1500 euro, sono riuscito a realizzare disegni per dei giochi di carte che hanno venduto... No, questo disegno continua a fare schifo. C'è un termine tecnico per definire queste persone, ma non mi ricordo più... Non era sbastasi, non era... Paraculo, giusto? Mi sfuggiva il termine proprio... chiave. E voglio sottolineare il fatto che non sono mai stato contrario alle live. Le ho fatte anch'io, ok? È giusto monetizzarle, mi sembra giusto. Guadagnarci anche tanto, mi sembra più che giusto e lecito. YouTube stesso premia i canali che riescono a far stare parecchio il pubblico attaccati alla piattaforma. E quindi le live sono un mezzo perfetto per fare quei soldi in più. Ok? Ah, le donazioni è tutto un altro discorso. Non mischiamo le cose, ok? Oppure non facciamo finta di niente. Per quanto riguarda le donazioni, ovviamente ho detto la mia nell'altro video. Non voglio ripetermi. Odio ripetermi. Ok? Chi vuole capire, capisca. Chi non vuole capire, mi sciacquo le palle. Oh. E come non dare l'Oscar, ok, del miglior commento idiota che ci può stare qui sulla piattaforma, ma in generale proprio, non ha importanza più se si tratta di non chi se ne frega dei discorsi, ma il miglior commento è questo qua. La vera democrazia su YouTube è tenere Adblock sempre aggiornato. Fermi. Per quanto riguarda le donazioni, le trovo lecite. No, non posso commentare altro. Sapete qual è la forza di YouTube? È che potete guardare i video gratis, ok? Invece la bella cosa di YouTube per noi creativi che carichiamo video sulla piattaforma è di guadagnare gratis. Non è che io pago un abbonamento al mese o pago qualcuno per stare su YouTube. No, posso guadagnare gratuitamente grazie alla monetizzazione. Quando si leggono questi commenti qua, capisci che c'è qualcosa che non va, ok? Se le persone arrivano a pensare in questo modo, c'è qualcosa che non va. E poi ci sono gli zebeti estremisti, quelli un po' più violenti, ok? Boban, dimmi dove abiti e vengo a spaccarti la testa con un sasso, coglione! Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Fermi. Quanto è noioso, quattro occhi. Ma, neanche Nelson, ok, dei Simpson, ormai utilizza termini del genere. E poi c'è questo commento che è una cozzaglia di italiano scritto di merda e anche una confusione di dialetti. Ma fai ancora video? Ma spegni la telecamera che fai solo schifo, uomo e merda! Spari a zero e giudichi sempre tutti chi ti credi di essere. Meglio degli altri? Sei solo un mezzo uomo inutile che nella vita reale non viene neanche cagato di striscio, ma dietro un PC giudica e basta. E io, pacatamente, gli rispondo chiedendogli: ma cosa ti hanno fatto di così male, le CH? Ecco un altro professore di sta ceppa! Io scrivo come mi pare e tu... muto. Smetti di fare video che hai rotto le palle. Sei sempre nella mia home a romper cazzo. Se no, vengo e famo due chiacchiere. Anfame. Da uomo e merda in napoletano è passato al romano. Non so, è un po' confuso questo uomo coraggioso che vuole anche lui farmi del male. Oh mio Dio. Ma in quanti siete che volete farmi del male? In tanti, lo so. Però voglio leggervi questo commento di un ragazzo che non è stupido, anzi è intelligente.
Se spendi 70 euro per COD, sei un bambino ritardato, figlio di papà, che non capisce un cazzo. Però se li dai a Zeb, sei furbo. Io voglio fare un applauso a questo ragazzo, perché se ci ragionate, il discorso è quello. Demente, parli tanto e fai solo le stesse cose di YouTube fa cagare. Però 3 volte più da coglione. Ah, ok, scusa. Se fossi stato io, ti avrei rovinato la vita, lavoro e tutta la tua reputazione di merda se avessi detto a me fascista, omofobo, razzista e cose così. Sono fascista, sì, e me ne vanto. Ma allora, scusa, se uno viene lì e ti dice «Wey, ma sei fascista?» Allora lo gonfi di botte e poi gli dici «Sì, sono fascista». Prova a fare o dire qualcosa e vengo a trovarti, così ne parliamo. E ho detto parliamo, che non mi denuncio cagate varie. Ne parliamo faccia a faccia e non dietro ad un computer o una piattaforma. Ci stiamo cacando sotto. Cosa? Ci stiamo cagando sotto! Come sapete tutti, i cavalli sono delle persone brutte, ma più brutte dei cavalli sapete chi sono? Gli ingegneri gestionali! Sono la categoria di persone più vergognose al mondo, come dice questo spermino. Fai 2 spicci con 2 tele in un anno, sano, e te la prendi con chi fa più soldi di te. Prenditela con gli ingegneri gestionali, che sono strapagati, e non con gli youtuber. Altrimenti tra un mese ti troviamo a fare le live per comprarti un fegato nuovo. E che sono un alcolizzato. Ed eccoci giunti al termine di questa agonia, presentandovi l'ultima categoria di zebeti, che si chiedono ancora ma chi cazzo è questo Boban Pezov, Pezos o Penzolov, ma sinceramente io preferisco Boban Lezov, è il migliore. Ad esempio questo risponde: un disegnatore di vignette satiriche che si crede un nuovo Leonardo da Vinci, il famoso, il celeberrimo, indimenticabile da Vinci, che faceva così tante vignette satiriche. Fermi, questo è il migliore, ve lo giuro. Un coglione che a quanto pare è laureato in architettura e dopo essersi accorto che con la sua laurea per handicappati mi fermo qua, basta, basta. Voi studenti del Politecnico di Torino, Milano, Bari, anche della Facoltà di Architettura di Genova, ma che cazzo state facendo? Eh? Ma vi rendete conto che state perdendo del tempo prezioso a studiare, a stare sui libri, a fare progetti architettonici per cosa? Ma chi se ne frega? Tanto tutte le case sono un ammasso di cemento che crolleranno un giorno. Ma perché perdete del tempo? Perché? Per ottenere alla fine cosa? Quel pezzo di carta per pulirci il buco del culo? Perché? Perché non impiegate il vostro tempo, ad esempio, a migliorare il punteggio di qualche videogioco? Perché non diventate pro gamer di qualche videogioco che nessuno si incula e poi magari vi vantate del fatto che siete dei pro gamer solo perché siete in pochi a giocarlo, quel determinato videogioco? E lo dice anche l'idolo degli zebeti, non serve a un cazzo studiare, perdete solo del tempo ed è un messaggio importante che bisogna per forza mandare a tutto questo pubblico giovane che ci guarda, no? Quindi mollate tutto, vi prego, basta. E per finire abbiamo il migliore. No, cazzo, non sono riuscito a censurare il suo nome, aspetta. Ok. Ovvio che è del PD, il partito che mette gli stranieri davanti agli italiani per interesse. Ok? Fermi. Lui, inteso me, non dovrebbe neppure poter votare. Ah, ebbene sì, io sono di origine macedone, quindi sono un extracomunitario, giusto? Essendo che la Macedonia non appartiene all'Unione Europea, giustamente io non posso essere cittadino europeo, ok? E devo aspettare per la cittadinanza. Però devo aspettare 10 anni. Ok, sono, diciamo, delle regole basi del diritto pubblico, cose che si studiano a scuola, nel liceo. Ah, giusto. Qualcuno non ci è arrivato al liceo. Ok, però comunque non ha importanza. Io, dopo 10 anni che sono stato qua in Italia, ho fatto la richiesta e dopo un paio di anni di attesa ho preso la cittadinanza. Quindi io adesso ho la doppia cittadinanza, macedone e italiana. Però ho tutti i diritti di un normale cittadino italiano, tra i quali quello di votare. Ok? Mi sembra talmente stupido spiegarle queste cose perché... Vabbè, lasciamo perdere. Però voglio anche aggiungere il commento che c'è sotto: maledetti comunisti. È sempre stata colpa dei comunisti, comunque. Ah, bisogna chiarirla questa cosa qua. Ok? Vabbè, questo è stato l'ultimo
commento di oggi è che dirvi, io mi sono stra divertito a leggerli e credetemi ce ne sono ancora tantissimi. È veramente, dovrei fare tipo altri 15 capitoli di Zebedi alla riscossa, Zebbini alla riscossa, Zebedei alla riscossa, qualcosa del genere. Però evitiamo, basta, io mi sono divertito fin troppo. Che posso dirvi? Grazie per la vostra attenzione, vi consiglio di passare su tutti i miei contatti social. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!